Signori, buongiorno. In questa nostra puntata, la conversazione io la faccio con il pastore Francesco Carri. Il pastore Carri appartiene alla Chiesa Valdese, metodista anche, no? Poi si sono unificate, mi Sì, pare, i valdesi e i metodisti con in il una federazione patto di integrazione, di di collaborazione. collaborazione. E nelle precedenti, il pastore Carri, tu pastore abiti a Corato, mi pare, Sì, no? sì. Abiti a Corato. È venuto più di una volta alle nostre trasmissioni. E Perché? ringrazio No, no, la poi ci partecipazione. ringrazierai. Ah, bene. Perché questo nostro, non dico privilegiare, no? Il pastore Carri è quello che lui rappresenta, ovviamente, ma perché i valdesi, da sempre in Italia, si sono battuti in difesa della nostra Costituzione, molto, molto più radicalmente, diciamo, rispetto a tutte le altre religioni. I valdesi si sono distinti in questa loro posizione nitida in difesa della nostra Carta Costituzionale del 48. Bene, sappiamo che significa valdesi, valdo. La fondò scomunicato, perseguitato, francescano, povero, la chiesa povera, senza un ordine sacerdotale, la chiesa delle associazioni, la chiesa dei circoli, la chiesa dei distretti, che poi trova tutto una sua sintesi nel sinodo. È così, pastore, è così. I pastori possono essere uomini e possono essere donne e possono sposarsi. Bene, bene. Lei aggiunga tutto quello che vuole aggiungere, meglio e di più rispetto alle povere cose che io ho detto. Il sinodo, pastore. Voi avete parlato quest'anno, perché mi pare che si svolge ogni anno ad agosto. E quest'anno l'avete fatta a fine agosto, no? Sì, dal 26 al 30. Avete parlato della crisi economica, ma anche delle questioni etiche, della biogenetica, delle staminali, e avete sfiorato un tema importante, quello dei matrimoni omosessuali. Allora, dica qualcosa su questi temi. Innanzitutto una veloce informazione su cos'è il sinodo. Ecco, Certo. per la Chiesa Valdese, Unione delle chiese valdesi e metodiste in Italia, il sinodo rappresenta il massimo livello di quello che possiamo definire democrazia decisionale. E questa democrazia decisionale parte dal basso, cioè dalle chiese locali, dove ogni chiesa locale ha una sua assemblea, elegge un consiglio di chiesa che riceve dei mandati dall'assemblea della chiesa locale. A livello anche di chiese viciniorie e territoriali c'è l'esperienza di democrazia decisionale, quello che viene definito il circuito delle chiese valdesi e metodiste. Puglia e Basilicata rappresentano il 14° circuito. Ogni assemblea di circuito elegge anche un consiglio di circuito, cui poi riceve dalle assemblee il consiglio di circuito dei mandati ed è preposto alla visione generale delle chiese territoriali. Poi c'è un momento di democrazia decisionale più allargata che è la conferenza distrettuale. Personalmente sono presidente della commissione esecutiva distrettuale del Sud, che comprende chiese valdesi e metodiste di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. E dopo questa democrazia decisionale di base, cammin facendo si arriva al sinodo, che ogni anno si tiene nelle valli valdesi, a Torre Pellice, e l'ultimo sinodo è stato dal 26 agosto al 30, agosto. E quindi il sinodo rappresenta, come dire, il punto alto di questa democrazia decisionale. Abbiamo affrontato diverse tematiche. E il sinodo quest'anno ha avuto una buona consistenza numerica, 180 sono stati con voce deliberativa i rappresentanti delle varie chiese locali, 66 pastori in attività di servizio,
i deputati valdesi 58, quelli metodisti 18, altri deputati e rappresentanti 6, in tutti i modi ogni sinodo si deve rispettare la percentuale che va dal 40% rispetto ai deputati, mentre il 60% è costituito da pastori in attività di servizio. E poi c'è anche una numerosa consistenza numerica di coloro che hanno voce consultiva, gli ospiti, gli invitati, eccetera. Nell'ambito del sinodo varie tematiche sono state affrontate, specialmente tematiche rapportate alla crisi socio-economica e culturale che vive nel nostro paese. Abbiamo avuto nel corso dei lavori del sinodo, ma anche prima del sinodo, due convegni. Il primo convegno, il titolo è eclatante: lavoro come vocazione in un tempo in cui il lavoro non c'è oppure il lavoro è altamente precario. Sono intervenuti economisti come Mara Gasparrone, che ha lavorato nel Censis e rappresentante, ha lavorato nella Confindustria, nelle relazioni economiche per il Mezzogiorno. E poi abbiamo avuto la presenza di Tonino Perna, che è docente all'Università di Messina, ordinario di sociologia economica, poi il filosofo Mario Megge, docente nell'Università di Ferrara, e poi Deborah Spini, docente della Syracuse University di Firenze. Ecco, nell'ambito di questa tematica effettivamente la crisi economica ha investito anche un altro settore, che è quello della diaconia valdese. Nel sinodo c'è questa commissione sinodale per la diaconia che presenta annualmente nell'ambito del sinodo il suo rapporto, istituzionale. Noi abbiamo diverse opere che riguardano i servizi nell'ambito sociale, e purtroppo in questo tempo di crisi con i tagli si è ripercorso anche nell'ambito della nostra diaconia. C'è stato un ampio dibattito e si è ribadito i punti essenziali della diaconia. Avete criticato le politiche economiche in atto? Beh, di austerità, di recessione, che cosa avete detto? Cioè, in un certo qual modo occorre, intanto mettere veramente a tutela e a sicurezza quella che è il welfare state, il rapporto socio-economico, sì, del paese, che attualmente vede un po' l'istituzione preposta al welfare un po' distanziarsi, e quindi anche con i tagli effettivamente viene meno un compito essenziale che deve essere quello dello Stato, del governo, per rispondere ai bisogni emergenti. Ecco, in questa situazione effettivamente quello che sono le opere sociali facenti capo alla CSD, Commissione Sinodale per la Diaconia, hanno ribadito la linea di una diaconia istituzionale che deve essere in modo particolare anche di pungolo per un cambiamento e che riporti la risposta del governo e dello Stato a livelli più rispondenti ai bisogni emergenti. Si sono moltiplicate le povertà in Italia e ultimamente anche a livello del quarto distretto abbiamo avuto un buon convegno a Napoli con la partecipazione di vari responsabili di varie associazioni, e il tema era le nuove povertà, in modo particolare nella realtà del nostro Mezzogiorno. Si pone il problema riguardo alla nostra diaconia, quello di essere presenti nei tavoli politici dove si discute della situazione del welfare nel nostro paese. Si è propensi a ribadire una progettualità consapevole che va di oltre la prestazione, aver cura, attivare la cura nei confronti dei bisognosi e prendersi cura, sono i due poli, in modo che si addivenga una liberazione totale della persona che è nello stato del bisogno. Nel sinodo abbiamo anche parlato
dell'8 per 1000. Quanto riscuotete voi? Dell'8 per 1000, insomma, la cifra si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Questa cifra ci permette di dire che la Chiesa Valdese Metodista nel suo insieme, per quelle opere sociali che fa, per le sue prese di posizione a difesa della Costituzione, della laicità dello Stato, molti sono in aumento le quote, come dire, che i cittadini italiani destinano all'8 per 1000 per la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste. Nell'ambito del Sinodo abbiamo anche... Oltre alla diaconia, le cose, le opere che portate per assecondare la società, i poveri, i bisognosi, ma la struttura della Chiesa Valdese assorbe denaro? La struttura cattolica è robusta, è corposa, è costosa anche. Voi siete più snelli o questi 16 milioni di euro in buona parte vengono spesi anche per mantenerla questa chiesa? No, assolutamente. Già a suo tempo, quando è stata fatta la proposta di entrare dentro questa erogazione delle quote dell'8 per 1000, un atto sinodale ha deciso che questo 8 per 1000 non può essere usato per finalità di culti o per come dire, mantenere la struttura della Chiesa nel suo insieme. Statisticamente abbiamo il 70% dell'8 per 1000 dedicato ai servizi sociali. Abbiamo come opere istituti per anziani, per minori, problema dei giovani, per rispondere alle richieste di varie associazioni, il 70% in Italia, mentre il 30% per l'estero, in modo particolare per quei paesi cosiddetti in via di sviluppo che richiedono, come dire, un'attenzione, una solidarietà non paternalistica da parte della Chiesa Valdese. Andiamo incontro a ricevere anche dell'8 per 1000 le quote non espresse. Questo ci permette di avere un'ulteriore entrata dell'8 per 1000 e arriveremo a un 50% per l'Italia e un 50% per le opere sociali all'estero. Pastore, una domanda la voglio così definire geopolitica. No? Sì. Voi siete piuttosto presenti in Provenza, nell'Italia del Nord, in Provenza e Francia, e nella Germania meridionale in modo particolare. No? E per quanto riguarda la Germania in particolare, che posizione i valesi hanno? Viene espressa probabilmente l'autonomia di questa religione, no? Di questa chiesa, rispetto alla Germania e alla politica che la Germania oggi conduce in Europa. La condividete? O voi, come fanno gli altri, siccome nella Germania siete presenti, soprattutto nella Germania meridionale, fate un po' anche voi la cosiddetta politica dello struzzo? Effettivamente questo compito spetta, come dire, il compito di essere sempre una testimonianza vivente di servizio, spetta in modo particolare alla Chiesa tedesca. Certo. Noi esprimiamo, come dire, a diversi livelli una condivisione di problematiche. Ad esempio anche c'è l'Eurodiaconia, in cui la CSD, Commissione Sinodale Diaconia, ha i rapporti anche con le altre istituzioni, in modo particolare con le istituzioni di servizio sociale in Germania, e inoltre abbiamo in vista due grandi assemblee che rappresentano questa condivisione di tematica con le chiese, come dire, europee. Dal 20 al 26 settembre, ad esempio a Firenze, si riunisce la Comunione delle Chiese Protestanti d'Europa, e qui sarebbe anche, come dire, un servizio che noi
presentiamo alla realtà, tra virgolette, religiosa in Italia, perché in questa comunione delle chiese protestanti europee si vive una diversità nella unità. E questo è un esempio per dire che le varie diversità esistenti tra la Chiesa luterana o riformata o altre chiese evangeliche non comportano delle divisioni, ma vivere l'unità nella diversità. E questo è anche serve per il nostro paese, che ormai è un paese multireligioso, multietnico, in modo che anche se c'è una carenza di visibilità nei mass media, ricordo che c'è un'esposizione mediatica della realtà cattolica in Italia e c'è questa confusione che il cristianesimo si identifica con il cattolicesimo, questa assemblea della comunione delle chiese protestanti di Europa rappresenta, come dire, una proposta di ecumenicità che può ritornare utile alla realtà del nostro paese. Un'ultima domanda, pastore Carri. I matrimoni omosessuali, voi ne avete discusso? E a me pare che voi non abbiate detto in maniera così semplice, no? Sì ai matrimoni omosessuali. Mi pare che abbiate detto sì alla benedizione della coppia. Della coppia, dato di fatto. Che differenza c'è però? Beh, la differenza è che intanto non c'è una vera e propria legislazione al riguardo. Sappiamo che ogni problema che riguarda le nuove dimensioni della coppia o della famiglia nell'ambito del Sinodo si è nominata una commissione che riveda un documento del 71 sul matrimonio. E questa commissione è anche preposta ad una nuova riflessione su quelle che sono le famiglie, il dato delle famiglie in Italia. Quello che riguarda la realtà delle coppie di fatto è una realtà, concreta nella situazione italiana, richiede da parte dello Stato, in termini, come dire, laici e non condizionanti dalla realtà cattolica, richiede, come dire, un rispetto dei diritti e della responsabilità della coppia. Per questo, questa coppia nella Chiesa omosessuale viene da lei, sì, e dice: noi vogliamo sposarci, come dice? No, noi vogliamo che questa nostra relazione di affettività, più che di omosessualità, parliamo di omoaffettività, sì, sia che riguarda le coppie, come dire, maschili che femminili, una coppia viene da noi e la domanda che viene posta è che questa affettività vissuta nel rispetto reciproco e quindi di una collaborazione, come dire, di lungo termine, venga benedetta nel senso che non viene respinta, ma dove c'è situazione di relazione, di affettività, di amore, di rispetto, è una situazione, come dire, ben accetta dall'Iddio creatore, che non vuole una realtà di violenza, di sopruso, di sopraffazione. Questa realtà di violenza, di sopraffazione molto spesso avviene in quella che è la famiglia, come dire, monolitica, secondo anche l'accezione, come dire, quasi sacramentale del matrimonio che vige nella Chiesa Cattolica. Per noi non c'è la visione sacramentale del matrimonio, diciamo che c'è un modo cristiano di vivere il matrimonio o la famiglia. E la realtà delle coppie di fatto è una realtà che lo Stato, come dicevo in termini laici, deve affrontare e legiferare affinché i diritti della persona siano, come dire, tutelati e rispettati anche nella realtà di queste coppie. Va bene, abbiamo capito questa questione. Pastore Carri, noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione. La regia mi dice stop perché non possiamo andare ulteriormente avanti. Comunque, grazie per il suo intervento. Ci ha spiegato molto bene in che consiste questo vostro sinodo e questa vostra organizzazione democratica che dal basso, no, senza gerarchie, sì, senza strutture e barbature, porta avanti quello che è il vostro messaggio evangelico, perché voi rispettate la Bibbia, sì, sia il Nuovo che il Vecchio Testamento, sì, rispettate la Trinità, Dio, sì, Gesù, sì, e lo Spirito, sì, Santo, e via discorrendo. Siete diversi
ma rispetto all'organizzazione, rispetto alla povertà della Chiesa, alla semplicità, alla mancanza di potere e via discorrendo. Avremo modo di discutere perché la sua presenza qui in queste nostre trasmissioni è molto importante, anche perché non voglio dimenticare, far dimenticare che i Valdesi sono per la nostra Costituzione del 48. Ci sono molte motivazioni che loro possono addurre in difesa della nostra Costituzione. Il nostro movimento, Pastore, lei lo sa, è Italia Giusta, secondo la Costituzione, nella quale ci siete anche voi. Sì, io ringrazio l'invito che mi è stato rivolto da Italia Giusta e aggiungo un'ultima notizia, che recentemente la casa editrice Claudiana, a cui fa riferimento la Chiesa Valdese, ha pubblicato un volume da parte del professor, ex professore in emeritazione, docente di sistematica, il professor Sergio Rostagno, alla facoltà Valdese, un libro sulla Costituzione che ha come una prefazione anche una serie di interventi del magistrato di Cassazione Elvio Fassone, che questo è un contributo appunto per la difesa e la tutela della Costituzione. Va bene, grazie Pastore Carri, arrivederci a tutti. Ok, grazie.